Rocca Vivara riscopre la benedizione del pane di San Giuseppe, fedeli devoti e numerosi nella chiesa di San Michele Arcangelo. Si è ripetuta a Rocca Vivara la benedizione del pane di San Giuseppe. Canestri ricolmi di pagnotte e dolci secchi, coperti di tovaglie bianche, portati dalle famiglie del paese nella chiesa di San Michele Arcangelo. Una tradizione che si perde lontana nel tempo e che vede la popolazione sempre molto partecipe e devota al santo. La benedizione anticipa la festività del 19 marzo, in onore di San Giuseppe lavoratore. Una volta tutto veniva preparato in casa, sia i dolci e soprattutto il pane, anche perché ogni famiglia aveva il forno, quindi preparava il pane in casa. Oggi le famiglie preparano la tavola di San Giuseppe, preparano ancora i dolci in casa, il pane, non tutti hanno ancora la possibilità di farlo in casa, anche perché in molte case è scomparso pure il forno. Comunque c'è questa preparazione della tavola di San Giuseppe per le tre persone che rappresentano la Santa Famiglia e quindi poi le famiglie che preparano il pasto nella vigilia di San Giuseppe portano i canestri con i pani per benedirli, li portano in chiesa e poi questi pani vengono consegnati una al vecchio si dice che sarebbe San Giuseppe, una alla vecchia che sarebbe la Madonna, una all'angelo che rappresenterebbe Gesù e un'altra forma di pane viene lasciata nella casa che prepara il pasto e viene utilizzata proprio nel pasto del giorno 19 marzo, festa di San Giuseppe. Dicevamo prima, è una tradizione tipicamente locale. Vediamo a Rocca Ivara, difficilmente la riusciamo a trovare anche nel vicino Abruzzo. Sì. Io vengo dall'Abruzzo, sono stato parroco a Torrebruna, solo a Torrebruna c'è la benedizione di panini che poi vengono distribuiti il giorno della festa. Ma la tradizione come è vissuta qui a Roccavivara con la preparazione del pasto per le tre persone e poi questa condivisione del pane, dei dolci, anche con il vicinato, con i parenti, non c'è da quella parte. È più una tradizione questa molisana. Di Roccavivara in modo specifico, poi mi sembra anche in altri paesi qui vicino, tipo Castelmauro, qualcosa pure a Civita Campomarano, e in altre forme verso Termoli, le tavole di San Giuseppe con degli altari dedicati al santo. La festività di San Giuseppe può essere la festa della condivisione familiare, la festa dell'amore, la festa del perdono. Effettivamente è così, la festa così come è vissuta a Roccavivara è proprio una festa prima di tutto della condivisione, perché tutto quello che viene preparato viene condiviso prima di tutto con le tre persone che vengono invitate dalla famiglia che prepara il pranzo e in genere una volta venivano invitate persone, diciamo bisognose, meno abbienti, più povere e si condivideva con loro appunto il pranzo, si condivideva il pane. Poi i dolci che vengono preparati, anche qualcosa di questo pane che viene benedetto, viene condiviso, inviato a parenti, a amici. Proprio c'è questo aspetto del condividere con gli altri, dell'offrire agli altri.